Il mio rapporto con la lettura è nato casualmente quando avevo 16 anni, lavoravo in una gelateria e nelle ore di pausa o nelle ore più tranquille leggevo un libro che avevo trovato nella postazione della cassa. Si chiama Il Suggeritore, è un thriller ed è curioso perché io poi non ho mai più letto quel genere di libri. La lettura fa parte della mia vita come ne fa parte il calcio. Sinceramente non c'è un libro che ha condizionato una mia prestazione o una mia scelta calcistica, ma il contrario sì, cioè il calcio ha condizionato la lettura, perché potete immaginare che ore e ore di trasferte, ritiri, mi hanno concesso il privilegio di prendermi del tempo per me e per i miei libri. Sono realmente attratta dai libri, faccio fatica a non comprarli, mi devo a volte imporre di tornare a casa senza alcun libro perché sono piena, pienissima. Sono affascinata dalla trama, dalla copertina, perché no, da una frase, o magari mi è stato dato un consiglio, o sicuramente spesso ho acquistato un libro in base al luogo in cui ero. Quindi queste sono le motivazioni che mi spingono a scegliere dei libri, praticamente tutte. Penso che un regalo che ci fanno i libri sono le frasi, le parole, di quei concetti che non siamo mai riusciti ad esprimere. E leggendo, a volte anche in modo inaspettato, troviamo qualcuno che è riuscito a dare forma ai nostri pensieri. E a proposito di frasi, vorrei leggere per voi un pezzettino di Magari domani resto, un libro che ho letto da poco e che mi è piaciuto moltissimo. Le cose belle arrivano all'improvviso e non ti telefonano prima per avvertirti. E allora ti conviene sempre stare sul chi va là, sempre pronta a prenderti cura di te, a rispettarti e a volerti bene, a vivere e non a sopravvivere. Io vi saluto e spero di vedervi in qualche libreria.